Una gara da dimenticare più presto, perché la classifica vede ancora il Piacenza con possibilità di superare la Triestina nell'ultima giornata del campionato. Certo che passare in vantaggio al 97esimo ed avere il play-out ad un passo e prendere la rete al 100esimo è qualcosa che una squadra matura non può permettersi, anche se ha in campo tanti giocatori offensivi, anche loro devono andare in area a saltare. Insomma, è una cosa obiettivamente che non può succedere. Non è stato comunque un Piacenza brillante, non avremmo meritato di vincere. Non è stato il Piacenza che abbiamo visto nella partita con la Pro Sesto. Abbiamo fatto tanto possesso palla, ma con poca intensità, con poca velocità. Una squadra che ha dato una sensazione di essere scarico a livello mentale e anche fisico. Un possesso palla molto sterile. Nel primo tempo la Pro ci ha aspettato sempre, si è messa di dietro, però la vera occasione l'ha avuto loro con un tiro di Ferri dal limite, ha colpito la traversa interna e la palla è rimbalzata sulla riga. Insomma, sembravano i segnali giusti. Nella ripresa il copione era uguale, Piacenza prova anche con Curione a fare tanti cambi, è entrato Gonzi per Chierico, poi Munari e Plesce per Rizzi e Sulic, infine Luppi e Zunno per Cesarini e Daccardi. Il Piacenza riesce a mettere la Pro Patria solo negli ultimi 5 minuti e arriva un gol, un gran cross veramente pennellato da Zunno, Mora sul secondo palo segna. Un'esultanza come vincere i mondiali, in quel momento siamo più due sulla Triestina, la partita sembra finita, invece no, l'arbitro dà ancora 3 minuti, di Piacenza perde una palla buttata in mezzo e alla fine c'è il pareggio della Triestina, eravamo in inferiorità numerica in area. Insomma, il calendario dice ancora che abbiamo buone possibilità, noi giochiamo in casa col Vicenza che non ha nulla da chiedere, la Triestina va a crema contro una squadra che deve confermare i playoff, insomma le possibilità ci sono ed anche. Ma se il Piacenza è quello che abbiamo visto oggi, quindi stanco mentalmente e non riuscirà a reagire a questa botta, potrebbe essere più complicato del previsto.